Carissimo Andrea, i primi vestri della solennità di San Francesco d'Assisi, tanto cara a te, alla tua famiglia, all'associazione alla quale appartieni, la Fraternità Francescana, Madre della Riconciliazione e della Pace, bene, in questa sera vieni solennemente ammesso tra i candidati agli ordini del diaconato e del presbiterato per la diocesi di Palestrina, dopo un lungo discernimento che continuerà presso il seminario di Anagni, ti prepari al diaconato e se ne vorrà anche al presbiterato. E guardando Gesù a Francesco, che fu ben a ragione definito un altro Gesù, affidati al Padre, sii sempre mite e come il figlio che obbedì al Padre sii sempre umile, affinché il Padre possa seminare su di te ogni sua grazia. Perché, carissimi, è oggi davanti all'assemblea del popolo di Dio un nostro fratello che chiede di essere ammesso tra i candidati al sacramento dell'ordine. Si presenti colui che deve essere ammesso tra i candidati agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato, il seminarista Andrea Strano. Eccomi. Figlio carissimo, i pastori e maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno dato di te una buona testimonianza e noi la riceviamo con fiducia. E tu, in risposta alla chiamata del Signore, vuoi portare a termine la tua preparazione per essere pronto ad assumere nella Chiesa il ministero che a suo tempo ti sarà conferito per mezzo del sacramento dell'ordine? Vuoi impegnarti nella formazione spirituale per divenire fedele ministro di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa? La Chiesa accoglie con gioia il tuo proposito. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Perché un giorno, come ministro della Chiesa, possa confermare nella fede i propri fratelli e riuniti intorno alla mensa della parola e del pane di vita, preghiamo. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e nella tua bontà benedici questo tuo figlio che desidera consacrarsi come ministro della Chiesa al servizio tuo e del popolo cristiano. Concedigli di perseverare nella vocazione, perché intimamente unito a Cristo, sommo sacerdote, diventi autentico apostolo del Vangelo. Poi ringraziamo Andrea per questo primo sì,